faccio gli onori di casa e dico che sono veramente onorata e contenta stamattina di avere qui sul nostro territorio, peraltro a casa mia, l'eurodeputato Denis Nesce. Sono contenta per due motivi, Denis, adesso colgo l'occasione per dirtelo. Il primo è perché io sono stata ospite da te a Bruxelles e quindi ci tenevo in qualche modo a ricambiare l'ospitalità, sperando di avere fatto cosa gradita, e perché stando con te in visita al Parlamento europeo io ho avuto modo proprio di testare qual è il suo operato quotidiano, la spiccata sensibilità per determinati comparti e settori strategici della politica europea. Poi mi aggiorno sulle tue newsletter perché ha un'organizzazione fantastica. Averlo qui sul nostro territorio, peraltro abbiamo fatto un giro di diverse realtà locali, testimonia proprio questo, la sua attenzione alle diverse categorie sociali, ai settori produttivi, alle amministrazioni locali. Ricordo che ci attende il appuntamento elettorale più importante, quello delle elezioni europee, dove speriamo e puntiamo a diventare forza di maggioranza anche qui, e siamo tutti qui pronti con te ad affrontare questa sfida elettorale che ci attende con il nostro onorevole regionale Alfonso Piscitelli. Grazie Denis, grazie per essere qui. È importante capire, ascoltare, vedere anche con i miei occhi come stanno le cose, come sono i territori, che problematiche hanno, ascoltare gli imprenditori. Oggi abbiamo visto due eccellenze di questo territorio, due aziende molto importanti che fino ad oggi si è vista l'Europa come un qualcosa di lontano, un qualcosa di burocraticamente complessa a cui non si voleva nemmeno approcciare. In questo ultimo periodo, per il Covid, per la guerra in Ucraina, per la manifestazione che hanno fatto gli agricoltori e per i problemi che ascoltiamo, si percepisce di più l'importanza dell'Europa. L'Europa è determinante. Noi oggi siamo una forza politica che siamo in opposizione, ma che abbiamo fatto tante battaglie e che fino al 25 aprile faremo tante battaglie perché alcune impostazioni non vanno bene, alcune idee che questa commissione sta portando avanti non corrispondono a quelle che sono le nostre idee. Noi vogliamo, siamo a favore per esempio del Green Deal, ma un Green Deal giusto, un Green Deal che vede al centro della politica climatica l'uomo e l'azienda, l'uomo e il settore produttivo. Non si può escludere l'uomo e il settore produttivo da una riforma che riguarda il clima. Raccordarsi con i territori, per me è fondamentale essere presente a Bruxelles, ma anche essere presente sui territori, perché insieme si può cercare di portare al meglio, diciamo, anche l'attività lavorativa, legislativa che faccio io. Se non conosco i problemi difficilmente posso incidere sull'attività legislativa. Onore, perché abbiamo passato qualche giorno anche per conoscerci meglio e per capire insieme e programmare insieme il futuro. Chiudo ringraziando le forze dell'ordine che stanno fuori per la loro presenza, per la loro costante vicinanza, e a loro va per me un grande rispetto per la quotidianità e per quello che danno a tutti noi sui territori. Grazie. Noi ci siamo stretti la mano senza conoscersi a pelle. So e ne sono certo che è un elemento validissimo, un elemento di parola come lo sono io, come sono gli amici che ci stanno attorno. Per cui il nostro impegno, il mio, il vostro, sarà un impegno totale, perché chi ci va a rappresentare sia all'altezza della situazione. E Denis Nesci è all'altezza della situazione. Siamo contentissimi di aver appunto ospitato nella nostra comunità l'onorevole appunto di Fratelli d'Italia, e questo significa una cosa, che da qui a poco, se le cose andranno come diciamo pensiamo tutti, quindi con un risultato abbastanza, come dire, soddisfacente, cercheremo di creare un ponte tra l'amministrazione locale, quindi l'amministrazione territoriale, e appunto Bruxelles. Quindi tu sei anche rappresentante. Sì, di cui sono rappresentante come consigliere comunale, e quindi far fronte un po' a tutti gli impegni, tra virgolette, che ci sono e che ci possono essere, come appunto fondi europei e PNRR.